Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Monica Mondo, Ciao. scrittrice, ciao Monica, scrittrice, giornalista, nata a Torino, vive a Roma, ha tre figli e È un marito, bellissima, è un come dici? marito, è È anche un un marito, marito. non è un super marito, è un super marito. Grazie Monica di aver accettato questa chiacchierata. Noi ci siamo conosciuti qualche tempo fa, ed eri tu che mi avevi gentilmente fatto un'intervista. Adesso è un po' la pena del contrappasso e ci invertiamo nelle parti. Per sentire, dunque, pensavo al tuo nome. Monica Mondo è un nome bellissimo, sembra quasi un nome d'arte, è così musicale. Che storia ha il tuo cognome? Ah, guarda, non lo so, mio padre, che è un letterato e un amante grande della sua terra, che è il Piemonte, sostiene che è un cognome che deriva da una radice burgunda, longobarda, questi invasori, insomma, in terre romane, non ne ho la più pallida idea. Comunque sicuramente è un nome contadino, di qualche contadino delle campagne dell'Astigiano o delle Langhe piemontesi. Ho capito. A proposito di queste tue radici, quando ci siamo telefonati per questa chiacchierata, hai portato un po' l'accento proprio sull'importanza delle radici. Dicevi appunto che per ciascuno di noi le proprie radici sono importanti. Nel tuo caso sottolineavi che sono delle radici popolari, perché quei nonni appunto vivevano in una situazione non di particolare agio. Ecco, perché ti sembra così? Perché hai dovuto sottolinearmi questa cosa? Che cosa vogliono dire per te quelle radici? Tantissimo, tantissimo perché credo siano state fondamentali in un percorso di crescita, in una formazione, nella mia educazione, insomma. Stare a contatto con la semplicità delle loro vite, con la testimonianza di tanti sacrifici, fatiche, accolti, come capitava spesso, no? A tanti di noi e a tanti dei nostri nonni, con gratitudine, con sopportazione, ma anche con grande speranza e letizia per le piccole cose, è stata una scuola di vita importantissima. Cioè, mia nonna, che è stata anche la mia madrina, recitava in continuazione il rosario mentre preparava torte, faceva gli agnolotti e girava la frittata. E questa quotidianità e semplicità della fede, di cui poi ho riconosciuto anche l'ingenuità, però è stata più forte la sostanza, la fedeltà che mi ha commosso tantissimo, così come gli altri miei nonni. Insomma, mio nonno era un falegname, lavorava al Beato Murialdo perché, non avendo accettato la tessera del fascio, non poteva più trovare lavoro, quindi era andato a lavorare agli artigianelli, insomma, dei poveretti. Ecco, sono scelte non eroiche, no? Non grandiose, ma sono l'eroicità del quotidiano che proprio sedimentano dentro un atteggiamento verso la realtà, che è positivo non solo nonostante le fatiche, ma grazie anche alle fatiche e ai sacrifici che si sono fatti. Senti, ma diciamo in questa storia poi la passione per la parola, per l'incontro, è un po' tutto, è un po' il fil rouge della tua attività, no? Dicevamo prima scrittrice, giornalista, poi come si è manifestato in te? Guarda, io ho un padre giornalista e scrittore e quindi da quando sono piccola la parola a casa mia è stata fondamentale. Cioè, quando io ero malata, avevo l'influenza, mio padre mi leggeva, mi raccontava più che altro, leggendo però dei versi dell'Iliade, dell'Odissea o di Salgari, capito? O di Salinger e Giovane Holden. Quindi io sono cresciuta in mezzo ai libri, sentendo parlare di libri, sentendo raccontare di libri e quindi ho letto tantissimo. Ecco. E ovviamente se uno legge poi un pochino impara a parlare. La voglia però di incontrare e quindi di mettere a frutto nella relazione le letture o la passione per la letteratura e per la lingua, in realtà è successiva, nasce in quegli anni in cui forse mi puoi capire, insomma, in cui io insomma, frequentavo il movimento cattolico di Comunione e Liberazione fin da ragazzina ed erano anni di forte tensione politica e civile, erano anni di impegno, no? Si usava questa parola nelle scuole e non solo. E quindi è chiaro che bisognava parlare per reggere nelle assemblee, perché quelli dei collettivi erano molto più bravi apparentemente di noi, cioè nel senso che sproloquiavano molto bene e ti intimorivano, quindi bisognava attrezzarsi, no? Bisognava attrezzarsi un po' e così anche per rendere ragione
con i tuoi professori, che erano tendenzialmente, non dico ostili, qualcuno anche ostile, io ne ho avuti parecchi ostili, ma insomma erano molto scettici, perplessi su un'esposizione della fede che a loro sembrava superflua, e quindi bisognava attrezzarsi soprattutto nelle discussioni di storia, di filosofia, per poter rendere ragione di alcune bestialità che sembravano assodate, solite cose, no? L'oscuro medioevo, le crociate, la filosofia che non è mai stata cattolica perché i cattolici non hanno mai espresso un pensiero filosofico. Ecco, è chiaro che uno un po' si attrezza. Poi il resto è un po' storia. Io sono andata a lavorare in una casa editrice da sempre, poi in altre case editrici, ho iniziato a collaborare con i giornali, quindi usi la parola. E TV 2000 mi ha dato l'opportunità di usarla in televisione e di incontrare le persone attraverso le parole. C'è stata anche tanta radio e, come sapete, la radio, che secondo me è il mezzo di comunicazione migliore, perché io non sopporto truccarmi, vestirmi, sistemare i capelli, mi agito, sono scomposta. Invece in radio tu hai soltanto la parola da usare, no? Ed è quella che deve attrarre, deve affascinare. È stata una grande scuola. Insomma, ho messo insieme un po' troppe cose. No, al contrario. Ma sai che io sono molto incuriosito dalla parola, perché diciamo, mi sono reso conto col passare degli anni che accade nell'uso delle parole qualcosa di strano. Cioè, quando tu chiami una cosa, quando tu usi una parola, questo accade, è molto evidente nell'esperienza affettiva, ma quando tu dici di amare, il fatto stesso di dirlo aumenta l'amore che provi. Come dire che chiamare il pane con la parola pane e aggiunge qualche cosa al pane. E non so se mi sembra che tu su questo mi possa ben capire, perché per esempio nei libri che tu hai scritto tante volte sembri trattenere una tua vena poetica, che un po' però ti sfugge, perché ti piace la cura e della parola, la ricerca giusta, la ricerca anche della musicalità, dell'espressione. E questo mi sembra tipico un po' nel tuo primo libro. Ecco, ancora due cose sulla parola. Perché accade questa cosa strana che le parole danno più vita alla realtà? Beh, non sono una linguista, però da un punto di vista filosofico la parola esprime la realtà, no? Esprime l'essere. E in qualche modo lo rende visibile, lo rende comprensibile, lo rende afferrabile, per cui lo evidenzia, credo. E poi le parole, io ad esempio ho un grande gusto per l'etimologia, le parole hanno una storia, quindi dipende da come le usiamo. Tu hai parlato di amore, non c'è parola più svilita, vilipesa, abusata e nauseabonda della parola amore. E non c'è naturalmente parola più grande della parola amore. La parola amore può essere usata per un sesso cotto e mangiato, per un vago sentimentalismo o per l'agape di cui parla San Paolo nel Vangelo, insomma, per l'amore sponsale. Quindi anche le parole hanno un peso e dipende dal peso che diamo loro. Questo secondo me è molto importante anche nella narrazione mediatica di molte situazioni attuali. Non so se posso entrare in questo tema, ma il dibattito attualissimo oggi su del famoso DDL Zan che è in discussione al Parlamento, no? Noi vediamo utilizzate parole assolutamente incomprensibili e anche abbastanza vuote da un punto di vista contenutistico, che però diventano normali. Omotransfobia, facciamo questo esempio, no? Ecco, ci sono termini che dei neologismi che entrano a forza e che rappresentano, a mio parere, una vera dittatura del linguaggio, per dire del potere delle parole, che le parole possono essere usate come armi e diventare l'esca per una battaglia, anche se sono svuotate di un significato, oppure invece possono essere valide, nel senso piene di valore, e quindi rappresentare i significati delle cose. È molto, secondo me, è difficile usarle, bisogna evitare l'estetismo, cioè la voglia soltanto di mettere parole belle in fila una dopo l'altra, no? Abbondare troppo negli attributi, avere un po' il gusto della sciuttezza. Io credo che non scriverò mai romanzi importanti, questo è il mio più grande cruccio, perché non riesco ad andare oltre
quando ci ho provato oltre le 100 pagine. Ne hai già scritti. Oltre le 100 pagine e tendenzialmente sarei per la misura del raccontino. Però ho molto pudore delle parole, oggi se ne usano troppe e male. Si usano troppe parole scritte, pubblicano tutti i libri in continuazione, tre quarti inutili. Io lo dico con grandissimo dispiacere perché per me l'idea di buttare un libro è una cosa che mi fa star male, ma mi arrivano le scatole intere di libri. E onestamente non ne terrei neanche uno e non so neanche a chi regalarli. Questa è la realtà. Si usano male le parole sui social, obiettivamente, no? In maniera violenta, in maniera volgare, oppure in maniera inutile, insomma, vuota. E quello che ci insegnavano a scuola tanti anni fa, cioè di imparare i significati, di usare la parola giusta, di metterla al posto giusto, credo che fosse un grande esercizio, non soltanto di stile, ma di attitudine mentale, perché parlare bene significa pensare bene significa guardare la realtà e aver voglia di incontrarla, credo, no? Perfetto, sono d'accordissimo. Senti Monica, nei tuoi libri parli senza alcuna ritrosia di un'esperienza drammatica che hai fatto in gioventù, quella dell'anoressia. Anche in diverse interviste che ho visto, diciamo, ne parli con un giudizio molto chiaro. Allora ti volevo chiedere, come si entra in questo tunnel così difficile? Come mai durante la malattia, durante questa esperienza, è così difficile far sì che la realtà diventi evidente? Io ho avuto anch'io qualche conoscenza e parlando con queste ragazze, per esempio, vedevo la totale difficoltà a rendersi conto delle proporzioni del proprio corpo, quindi come se appunto la realtà nella propria evidenza, anche nelle misure e nei pesi, non parlasse più. E poi che cosa lascia quando uno si esce da una cosa così? Ci puoi raccontare qualche cosa? Guarda, io l'ho raccontato, lo racconto. La prima volta che ne ho parlato lavoravo al 3131, un programma radiofonico famoso di Rai 1, e una ragazzina ero andata a lavorare lì e ho fatto una puntata intera su questo tema nello sbigottimento generale perché era difficile trovare qualcuno che parlasse di una cosa così tacitata. Perché sai, i disturbi della psiche ci inquietano sempre tantissimo perché hanno a che fare con un mondo oscuro che è quello per noi della follia, che va assolutamente nascosto come qualcosa di proprioso. In realtà è stupendo vedere quante possibilità nel bene e nel male alla nostra mente, capito? Dove ci può portare. E in ogni caso tanta gente soffriva, io ne ero uscita e volevo raccontare. Come se ne entra? Saperlo, 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 non posso rendermi conto, non si saprà mai. Ci sono tantissime, io vorrei liberare molto i genitori, anche i giovani, dalla ricerca ossessiva delle cause. Si colpevolizzano i genitori e sicuramente i genitori troppo apprensivi, troppo ossessivi anche sono una delle concause, ma possiamo colpevolizzare il carattere di nostro padre e nostra madre. Sicuramente una mentalità, una società che ti obbligano ad avere un fisico perfetto, che fanno della tua bellezza, della tua eleganza, del tuo fisico asciutto un'icona, possono in qualche, ma c'è tanta gente che se ne sta. Frega, voglio dire, per qualcuno ci sono motivi genetici, addirittura altri parlano appunto di questioni ipofisarie, quindi che hanno a che fare con cioè, nessuno ha la risposta reale. Capita, è capitato in maniera pesante, grave, proprio a livello di trasfusione di albumina, di ricoveri forzati, di un circondario di dietologi, psicanalisti, neurologi che creava ulteriori ossessioni che io a un certo punto ho assolutamente abbandonato, dicendo se devo morire lasciatemi morire da sola. E questa è stata forse la svolta. La svolta assieme, non lo dimenticherò mai, a mia nonna, da cui ho fatto la valigia da casa e sono andata a vivere da mia nonna 84enne, che non mi ha mai detto una volta mangia, mangia, come tutti invece naturalmente mi dicevano. E io lavoravo tutto il giorno, lavoravo alla radio della diocesi di Torino, tornavo alle 2 di notte con questa vecchietta di oltre 80 anni, abituata a orari regolarissimi ai suoi figli, non mi ha mai detto nulla, mi lasciava il tavolo apparecchiato, senza dire
dirmi niente, né aspettarmi né niente, quindi con una libertà, una delicatezza che i più grandi psicologi e medici sicuramente non avrebbero mai avuto, e naturalmente pregava molto per me, ma io questo allora non lo sapevo. E poi un sacerdote che guidava una casa editrice, la SEI, la Società Editrice Internazionale, molti libri di scuola hanno questa sigla, che conoscendomi per questioni appunto di diocesi o d'altro, decise di assumermi all'ufficio stampa della casa editrice, che aveva appena lasciato Vittorio Messori. Ora, voi forse, quei più vecchi, possono ricordare che Vittorio Messori era una star, non solo del mondo cattolico, ma della scrittura. Aveva fatto un libro che aveva fatto milioni di copie, e io non ero nessuna ed ero una ragazzina di 24 anni che pesava 38 kg. Quindi scommettere, dare una chance a me, è stato un atto non solo di carità, ma di intelligenza curativa impressionante. Impressionante. E quindi credo che queste siano state le chiavi per una riscossa che io naturalmente non ho deciso. Io non ho mai lavorato così tanto, così bene, piena di energie come quando pesavo 38 kg. Questo lo dico per spiegare a tanti ragazzi e soprattutto ragazze che non si rendono conto. Mi sentivo pienissima di energia, mi sembrava di stare benissimo, dormivo 4 ore per notte, non mangiavo niente, non mi fermavo mai. Ero un tornado. Altro che adesso, che se non dormo 7, almeno 7 ore, poi mi sento uno zombie tutto il giorno. Ecco, credo che rendersi conto della propria fragilità e debolezza sia davvero un segno di maturità e che man mano con gli anni uno accresce, no? E più accresce questo senso della propria debolezza, più impara a volersi bene. Perché si rende conto che qualcuno gli vuol bene, così com'è. Io sono infinitamente grata di questi 3 anni molto duri, tra l'altro ero grande, avevo 22-24 anni, ed ero, come si suol dire, una ragazza in vista, ok? Perché lavoravo alla radio, poi lavoravo in una casa editrice, ero un po' una leader del movimento ecclesiale in cui stavo a Torino, sai, le riunioni, i conti, tutta la giornata organizzata, fatta, tutto perfetto, la gente che ti veniva a chiedere i consigli, i suggerimenti, cioè. E poi improvvisamente il nulla, gli amici che spariscono tutti. Tutti, salvo due o tre che non avrei mai immaginato, quelli che naturalmente mi sembrava contassero di meno, che non fossero proprio quelli fighi, tutti spariti. Poveretti, allora ovviamente ne ho sofferto tanto, ma non posso farne una colpa proprio perché come fai da ragazzo ad approcciare una cosa così grave? Non hai gli strumenti, non sai come reagire, no? Io sono infinitamente grata di questo tempo perché ha acuito in maniera esasperata la mia sensibilità. E l'ipersensibilità è una condanna, perché naturalmente aumenta la sofferenza tantissimo. Io non riesco mai ad essere pienamente felice, credo che nessuno possa in realtà, ma leggere una cosa su un giornale, guardare una persona per terra che chiede l'elemosina per strada, ecco. Io non posso esimermi dal considerare tutti i fattori della realtà, capito? E questo acuisce molto una sensibilità che però è anche una grande grazia perché ti permette di comprendere meglio le persone, no? Di Sì, entrare anche insieme. certo, nelle loro debolezze, nei loro bisogni, ma anche nei loro pregi, no? Cioè, Nella una bellezza che sensibilità esprimono. che coglie il buono e il cattivo, no? Sì, c'è cioè l'ipersensibilità appunto è una grande fatica, ma è anche una cosa molto bella perché sai, quando ti capita che le persone ti raccontano la loro vita, tu dici, ma come mai lo vieni a raccontare a me? Boh, non lo so, forse perché hai intuito che io ho questa capacità comprensiva che dipende però da quello che io ho vissuto, soltanto da quello, soprattutto da quello, oltre a una grandissima scuola. Che è stata quella di Comunione Liberazione che ho incontrato perché la figura di Don Giussani che io ho conosciuto spiccava per una capacità esclusiva in assoluto, esclusiva di comprenderti, cioè di guardarti anche se non ti guardava. Tu ti sentivi letto dalle sue parole, sentivi che comprendevano tutta la tua vita e ci ha insegnato a guardare
la realtà nella totalità dei suoi fattori, a guardare le persone con libertà senza pregiudicarle, e a leggere i libri con lo stesso spirito. E questa è stata, secondo me, una grandissima scuola, grandissima, che mi manca tanto, perché oggi è rarissima questa libertà, questa apertura, capito, globale, assoluta, senza nessun filtro, nessun pregiudizio. È molto, molto rara. Questo è quello che fa un maestro, e onestamente, ma non voglio fare la vecchia babbiona che rimpiange i tempi andati, però è vero che credo che oggi di maestri ce ne siano pochi, in campo civile, in campo culturale, in campo ecclesiale, ce ne siamo sempre meno. Dipende da una. Stiamo un po' scendo da questo discorso, ma insomma dipende da adulti troppo fragili che non hanno saputo diventare padri, no? Dei loro figli. Certo. E cosa c'entra con questa esperienza Santa Chiara, Chiara, che è il nome che hai dato alla tua figlia? C'entra tantissimo perché con l'ingenuità dei 15 anni io ero ad Assisi con la mia famiglia a fare il classico viaggio turistico, culturale, artistico e ci hanno avvisato che il mio nonno paterno, a cui ero legatissima, stava morendo, il nonno falegname appunto che scolpiva quadretti nel legno con gli uccelli di cui conosceva tutte le razze. E stava morendo in ospedale, era entrato in coma e quindi mio papà ha fatto un tour de force in macchina, 8 ore di fila di macchina per arrivare in tempo. E quando siamo arrivati nel grande ospedale, in quella squallida stanzetta, niente, insomma, lui era in fin di vita, non ha conosciuto nessuno. E io avevo pregato davanti all'immagine di Santa Chiara che c'è nella Basilica di Assisi, quella dipinta da Simone Martini, avevo detto. Fa che io possa, che mi possa salutare, che io lo possa ancora vedere vivo e mia figlia si chiamerà Chiara. E quando né mio papà né i suoi fratelli, lui non li ha riconosciuti, quando sono entrata io nella stanza mi ha stretto la mano e mi ha detto ciao Monichina, è morto 2 ore dopo. Quando sono stata ammalata di anoressia molto più grande, i medici mi avevano detto che io non avrei mai potuto avere figli nella vita, mai, perché avevo avuto per 10 anni, una situazione di amenorrea. Sappiatelo, ragazzi e ragazze, c'è cioè la prima cosa che salta quando non si mangia più il ciclo mestruale. Questo scatena tutta una serie di reazioni ormonali che si portano avanti tantissimi anni nella vita e sono molto pericolose. E quindi non avrei mai potuto avere figli, ma io ero sicura che invece sì, perché avevo fatto una promessa, avevo avuto questo dono, quindi per me era assolutamente evidente che io dovevo avere una figlia che si sarebbe chiamata Chiara. E infatti, insomma, è chiaro che ho fatto una serie di cure, ci mancherebbe, insomma, aiutata da medici bravissimi, ma niente di trascendentale. E mia figlia è nata, si chiama Chiara, è nata prematura, con un sacco di casini. Parentesi, perché è importante sottolinearlo, non è che poi quando si guarisce è facile, i segni restano, quindi non è una malattia da prendere sotto gamba, ok? I segni restano e sono faticosissimi, cioè io ho avuto una bambina che è nata di 1,4 kg, è stato molto faticoso, sta benissimo, tutto bene, però è stato molto doloroso, è così per il secondo figlio, è così per il terzo figlio, cioè è stato pesantissimo tutto, però insomma è nata Chiara, poi è nato Francesco, poi è nato Luca. E quindi mi ricordo che ho mandato al primario della Mangiagalli, perché lavoravo a Milano a quell'epoca, quando mi aveva detto che non c'era nessuna possibilità che avessi figli, avevo mandato la foto di tutte e tre insieme, dicendogli che qualche volta in medicina 2 più 2 non fa 4, ma soprattutto che c'è il buon Dio che stravolge anche le leggi della medicina. Bella, bella storia. Senti, a proposito di Dio, di fede, tu hai scritto un libro che si intitola così, Io cristiana per amore e per ragione. È un po' anche il titolo che abbiamo dato a questa nostra conversazione, l'amore e la ragione. Ecco, perché hai titolato così? E che rapporto c'è fra queste due parole? Guarda, io avrei scelto cuore e ragione, io volevo che fosse tra cuore e ragione. L'editore ha detto, ma no, cuore, sembra poi Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, che tra l'altro è un libro bellissimo, che ha fatto scoprire a me e a tanti altri una scrittrice grandiosa, troppo mortificata, non essendo in linea col mainstream della cultura dominante. Perché la parola cuore, come peraltro la parola amore, è una parola grandiosa. Cioè,
il cuore è quell'insieme di pensieri, emozioni, reazioni istintive che però fanno parte della nostra umanità e che la ragione accompagna, tempera, ma la ragione da sola sarebbe fredda, sarebbe arida, sarebbe incapace di arrivare alla verità, mentre il cuore da solo svagheggerebbe, no? Andrebbe in giro e si ridurrebbe al sentimento immediato, mentre invece insieme si accompagnano come due ali e ti aiutano a conoscere le persone, a giudicare la realtà e a capirla un po', perlomeno, no? Senza la pretesa di capirla mai tutta, però ci vogliono assolutamente entrambi. E così anche la fede non può essere questione di sola ragione, no? Perché, ragazzi miei, davanti al mistero della Santissima Trinità, davanti all'Eucaristia abbiamo finito. Cioè, cosa vogliamo comprendere con la ragione? È tutto folle, è folle, la risurrezione è uno scandalo, lo era per i greci che usavano appunto solo la ragione, figurarsi per noi che siamo più attrezzati di loro. Ma nello stesso tempo la fede non può essere solo cuore, perché se la ragione il buon Dio ce l'ha data, perché dobbiamo usarla, no? Io mi rispondo sempre così. E allora come usarla? E lì bisognerebbe avere la pazienza, anche perché non è difficile affatto di leggere Benedetto XVI, no? E prima ancora il Cardinal Ratzinger, cioè la fede, la sua Fides et Ratio, questa enciclica bellissima e molto facile perché corrispondente a quello che noi sentiamo. Cioè, la fede è una questione di ragione perché noi ci rendiamo conto con la ragione che corrisponde alle esigenze del nostro cuore. Io la vedo così. Certo. Qualche tempo fa, dialogando con un mio amico, lui sosteneva una teoria abbastanza curiosa e mi diceva: ma pensa che fortuna quelli che si convertono all'ultimo momento, passano la loro vita spensierati, gaudenti come più hanno desiderato, poi all'ultimo secondo, prima di lasciare questa terra, si pentono e il buon Dio li accoglie. È una follia, nel senso che allora qual è la convenienza umana della fede? Se in pratica la fede diventa una risorsa dell'ultimo momento per poi avere una vita eterna, mentre qua giù sarebbe molto meglio, molto più, ci darebbe molto più gusto e più felicità far quel che vogliamo, non, quello che tu hai detto, la ragione e il cuore, sarebbero, diciamo, portati via dalla nostra umanità, come se la nostra umanità sarebbe meglio compiuta in un'ipotesi che non prevede la presenza di Dio. Come vedi tu questa convenienza? Beh, innanzitutto vedo che i neoconvertiti mi fanno sempre una grande rabbia, eh? E ho un'infinita e sconfinata ammirazione per San Paolo e Sant'Agostino, che sono sempre meno di moda, ahimè, però un po' di rabbia te la fa. E poi davanti a certe supposte aperture di alcuni vescovi che appunto deviano, no? Dal magistero e ti dicono che in fondo, ma sì, fa lo stesso, la comunione, i divorziati, uno diceva che se me lo potevate dire prima, un po' di volte avrei divorziato anch'io, forse sarebbe stato più facile, insomma, qualche volta ti viene, no? E in realtà non siamo noi a averci messo nel cuore, probabilmente tutti hanno questo desiderio, ma noi siamo stati scelti, cioè se siamo cristiani è perché qualcuno ci ha scelto e noi possiamo dire sì o no, ma questa domanda, questa urgenza che ci è stata messa dentro è ineludibile. O devi dire sì o devi dire no. Ma se dici no, sei cosciente di averlo detto. Non puoi fare come se niente fosse. Non puoi più fare come se niente fosse. E se dici sì, ugualmente, non puoi fare come se niente fosse. Quindi la fedeltà che è faticosa alla Chiesa e a quello che chiede il Vangelo, prima ancora che la Chiesa, è una questione di coerenza, che a me non piace la coerenza, è molto bello essere incoerenti, anche ci mancherebbe, ma in questo caso è importante, di coerenza, di fedeltà, diciamo meglio, di fedeltà a questa tua decisione, che è una decisione di tutti i giorni, di tutti i giorni, perché davanti a ciò che è incomprensibile e che tutti i giorni tu vedi,
tu puoi dire Dio c'entra o non c'entra, ma se c'entra io non posso far finta di niente. Allora, si può essere felici pienamente e godere pienamente della vita più da cristiani o più da non cristiani? Non lo sappiamo, perché noi siamo stati scelti come cristiani. E però sono convinta che si possa essere più pienamente umani e quindi più pienamente felice davanti a Dio, sotto gli occhi di Dio. Perché ho visto tanta gente che dovrebbe essere disperata e che accompagnandosi a Dio non lo è. Perché ho visto tanta gente che dovrebbe essere infelice e che accompagnandosi a Dio non lo è. Quindi del due l'una, o sono matti, o hanno ragione loro. E questa è la scelta, no? Io credo che il cristianesimo sia l'esaltazione dell'umano. E quindi tutto ciò che c'è di bello, di vero, di buono nell'umanità, la fede lo esalta. Ti dà anche il senso della drammaticità, che superficialmente oggi si tende a nascondere. Ma è meglio sapere le cose o non saperle. Certo, certo. Questo ci apre a una questione, secondo me, molto, molto attuale, e cioè nel momento in cui si ha fede, ogni domanda diventa risolta, cioè la fede tacita le domande di senso della vita. Tu prima citavi Giussani, una delle cose che ho riscoperto recentemente di lui è una frase molto bella, dove lui diceva: noi siamo diventati cristiani ma non siamo più religiosi, nel senso che abbiamo, è come se avessimo una visione alla fine ideologica della fede, che invece di esaltare la nostra ricerca, la nostra domanda di significato, la soffoca. Ecco, per te che rapporto c'è fra la fede e il dubbio, fra, diciamo, la certezza e il dubbio? Sembrerebbe che una escluda l'altra, e nella realtà invece l'esperienza di fede, a mio parere, dilata le domande, dilata la tua ricerca, è un prendere, un lasciare continuo. Come la vedi? È drammatica la fede, e dramma non significa tragedia. Don Giussani faceva sempre questa distinzione: dramma significa movimento, fa parte del necessario movimento del cuore e della ragione davanti alle sfide che la realtà ti pone davanti. Per me lo scandalo davanti a cui la ragione vacilla e la fede vacilla continuamente è quello del dolore. Io non posso, non riesco, e nessuno mai mi ha spiegato, e nessuno ha mai spiegato, non solo me, perché un Dio giusto, buono e onnipotente permette il dolore innocente. Questo è per me lo scandalo più grande. Non c'è risposta, perché anche la risposta che danno tutti è: Dio ha permesso che suo figlio morisse in croce, a me non basta, perché comunque era anche Dio, oltre che uomo, ok? Ed era una sua scelta. I bambini che muoiono di cancro in ospedale, o quelli che sono devastati dalle bombe in Iraq e oggi in Palestina e in Israele, non hanno scelto. Questo io non riesco a comprenderlo. Il dolore innocente provocato dalle catastrofi naturali, più ancora quello fatto dall'uomo, lo capisci? Ha una genesi. Ma quello che non dipende, le malattie o lo tsunami, il terremoto, perché? È una risposta, non ce l'ho, e non, né Papa Ratzinger, né Papa Wojtyła, né Papa Francesco, sono ovviamente andata a controllare, hanno sempre detto non lo so, non lo sappiamo, ma sappiamo che prima di tutto Gesù ci ha detto che una risposta c'è, e lì scatta quello che dicevo prima, cioè a un certo punto o ti fidi o non ti fidi, o dici sì o dici no. E a me è più conveniente dire sì, e probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente la grazia di Dio mi muove a dire sì, perché io tante volte mi sono chiesto, ma che non sono diventata totalmente atea o non credente davanti a certe situazioni, evidentemente il buon Dio mette dentro il mio cuore la volontà di dire sì. Vale sempre questo: siamo stati scelti, e qualcuno che ti tiene la mano sulla testa e ti fa camminare, no? Comunque. E poi vedo che persone,
appunto, che dovrebbero maledire Dio per quello che provano e invece lo lodano. E questo è sconvolgente. Questo è sconvolgente. Quindi anche il dolore più assurdo mi viene mostrato come pieno di significato dai testimoni che vivono sulla loro pelle questo dolore. E nel mio piccolo ne ho fatto esperienza anch'io, no? Quello che dicevo prima, cioè momenti di dolore grandissimo che sono diventati un'occasione, una grazia. Capiremo e quando arriveremo di là, con il tempo necessario, ci sarà tantissimo da chiedergli. Guarda, io tante volte, non so se capita anche a voi, sto inginocchiata in messa, prego da me, e improvvisamente dico, ma se fosse tutto assurdo, se fosse tutta una follia? Cioè, perché sono qui a fare questi gesti? No? Perché sono... È tutto così fuori dalla razionalità delle cose. E nello stesso tempo, cos'è che scalda il mio cuore e mi commuove quando si eleva il calice o l'ostia durante la consacrazione? Cos'è che mi spinge davanti alla Madonna a inginocchiarmi? Ecco, cioè, è sempre questa lotta, no? Continua. E poi bisogna tenere presente qualche volta, appunto, ricordo la fede semplice di mia nonna, che certe tentazioni qualcuno ce le mette in corpo apposta. E forse come faceva lei, volgere lo sguardo a Maria e dire una preghiera, ti aiuta non superficialmente a cancellare i dubbi, a dimenticare, ma a evitare che queste tentazioni diventino nichilismo, diventino cinismo. E quindi forse in maniera un po' ingenua, ma insomma, come faceva Santa Teresina di Lisieux o Madre Teresa, insomma, uno dice tre memorare di fila e poi dopo guarda le cose in un altro modo e questo l'ho sperimentato, è proprio vero. Grazie, perché è vero quello che dici, cioè tante volte abbiamo la percezione che la domanda del perché del dolore, come dici tu, o quando diciamo il Padre nostro, domandarci con chi stiamo parlando, suona come una debolezza e invece non lo è, perché è l'esigenza di saperne, di volerne di più, è un po' tante volte. Quando parlo di queste cose uso sempre l'analogia dell'amore. Quando si domanda alla propria amata se l'amore è corrisposto, mi ami tu, non è in fin di conti perché si ha il dubbio, a volte si ha il piacere di avere una conferma, ma è per averne di più, perché nel momento in cui la risposta è sì, aumenta la pienezza del desiderio di corrispondenza che si ha. È un po' quindi quello che dicevi anche tu. Ecco, siccome poi i minuti corrono e ci avviciniamo alla conclusione, volevo adesso arrivare al tuo lavoro, no? Perché qualche volta dici io mi concepisco al servizio, il mio lavoro, come tutti i lavori, ma il mio lavoro è un servizio, io penso di dover servire tutti e di non essere schiava di nessuno. Ecco, cosa vuol dire questa concezione nel fare giornalismo, nello scrivere libri? Tutti siamo chiamati, no? E quindi come credenti dovremmo essere chiamati come madre, che è il mio primo lavoro innanzitutto, e come amici, come lavoratori, a non mettere la fede da parte in quello che facciamo e siamo chiamati a fare. E, è chiaro che comunicare coinvolge ancora di più quello che tu credi, naturalmente. Comunicare lavorando a TV 2000 coinvolge ancora di più. Stiamo parlando della televisione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Provateci voi, vorrei dire, ragazzi miei, perché non è mica così semplice. Andiamo. Non è mica così semplice, ok? Non è semplice, badate bene, non perché io sia limitata nella mia libertà. Sono stata limitata nella mia libertà molto più in altri posti. Okay. E per esperienza di colleghi so che ci sono limiti alle libertà editoriali molto più forti in altre realtà. Ma perché io mi autolimito, perché quando tu vuoi bene a tua mamma, puoi arrabbiarti con lei, ma non ne parli mai male, no? Se sai che una cosa può farle dispiacere, non gliela dici. E
E quindi è una questione molto imbarazzante, perché ci sono volte in cui sarei molto arrabbiata o in cui vorrei tirare fuori, ma non lo faccio, non perché qualcuno me lo vieti, ma perché lavoro nella chiesa, ragazzi miei, quindi alla chiesa bisogna voler bene. È un esercizio veramente difficile, perché proprio fa venire lucera qualche volta, quindi che, rendetevi conto. Comunicare è una responsabilità, è una cosa, è un grande dono, è una grandissima possibilità, è un arricchimento continuo. E tu per comunicare devi studiare, e questa è una cosa fantastica. Devi voler bene alle persone che hai davanti, riconoscerle tuoi fratelli. Per riconoscere i tuoi fratelli devi ricordarti continuamente di essere figlio, e saperti commuovere. Cercare di usare bene le parole, quindi è un grande esercizio, è affascinante. Oggi, visto che si vive di comunicazione spicciola e molto frettolosa e molto violenta, credo che sia necessario, parlare di cose importanti che facciano emergere le domande vere dell'uomo, con rispetto, ma anche con molta schiettezza, senza nascondersi nulla, no? Cioè, nella verità di un incontro, se è un dialogo e non un monologo in cui si contrappongono diverse ideologie, se è un dialogo vero, io non ho paura di te, tu non hai paura di me, e cerchiamo di trovare quello che ci unisce. E io ho scoperto che questo c'è sempre, anche con le persone più distanti, no? Se si sta al gioco. E comunque è difficile comunicare oggi, gli spazi sono pochissimi, non ci sono spazi, e lo devo dire a onor del vero per qualcuno che magari ci ascolta, per i cristiani ce ne sono molto pochi, non voglio fare la vittima, però è così, cioè, è così, cioè, c'è Avvenire, c'è TV 2000, ci sono un po' di giornali diocesani che purtroppo sono in situazioni drammatiche, nei grandi giornali e nelle grandi televisioni gli spazi per raccontare certe storie o certe realtà sono molto pochi. Questo non vuol dire che quindi bisogna rinunciare, quindi vuol dire che bisogna lavorare sodo per essere rilevanti e per imparare a rendere ragione della speranza che noi dobbiamo imparare a prendere un po' più di coraggio. Si discute, no, tante volte della presenza pubblica dei cattolici, del ruolo politico dei cattolici, che oggi pare non esserci. E questa dovrebbe essere uno sprone, una sfida. Cioè, Quindi noi... capisco che questa, scusa se ti ho No, interrotto, vai, vai, vai. no, dicevo, questa motivazione capisco che, diciamo, sicuramente tacita, magari qualche fatica, perché ecco, avere come editore la CEI, avere come editori i preti, come direbbe il mondo, beh, qualche volta penso che nella vita quotidiana possa creare qualche frizione, immagino, proprio per la responsabilità che, e anche per la sensibilità che ha quel mondo. Quindi, o no? Guarda, io ho una grandissima fortuna, devo dire, per educazione, e anche qui ringrazio Don Giussani, io sono stata educata a ritenere la Chiesa madre, e che quindi ha ragione. Mi rendo conto che può sembrare assolutista questa affermazione, e quindi incomprensibile ai più e assolutamente contraria alla libertà dell'uomo. È che la mia libertà si realizza seguendo. È sempre stato così, e quindi sono assolutamente convinta che la mia libertà si realizza di più seguendo la Chiesa anche nelle cose che non capisco, piuttosto che facendo quello che ho in testa io. È esperienziale, eh? Non è, però non è solo un'esperienza mia, è esperienza di molti, e quindi ritengo che l'esperienza di molti, l'esperienza di molti che santi, che io considero santi, ma che sono anche proprio santi, e quindi penso che sia una sfida che vale la pena. Poi sì, certo, davanti agli scandali, davanti alle tiepidezze, davanti alle viltà, davanti ai silenzi, davanti all'irrilevanza, eccetera, freme l'animo, eh? Cioè,
Io sono cresciuta quando c'era un giornale corsaro che si chiamava Il Sabato, ero una ragazzina e noi lo sventolavamo come una bandiera perché aveva il coraggio di tirar fuori argomenti di cui nessuno parlava. Ecco, mi piacerebbe che oggi ci fosse un giornale così, mi piacerebbe che in politica ci fossero dei De Gasperi, mi piacerebbe come. E quindi certi silenzi, certe viltà, certe tepidezze, certi scandali sono molto dolorosi. Molto dolorosi. Visto che tutti danno addosso alla Chiesa, io che ci appartengo ritengo giusto non farlo. Credo che questa scommessa alla fine paghi e pagherà. Qualcuno ci ha promesso che non finirà, quindi cerchiamo però di dare un po' il nostro contributo, ecco. Signora Mondo, le ultime due questioni che riguardano proprio la trasmissione per la quale ci siamo conosciuti, Soul, che tu fai per TV 2000. Hai fatto più, se non ricordo male, più di 500 interviste, una quantità grandissima. Ti racconti qualche aneddoto di queste interviste? Ho visto, per esempio, un po' la scaramuccia con Garimberti, ho visto l'inossidabilità di Severino, ho visto l'afflato che avevi con Sister Serena, cioè magari tu che ricordi hai di cose puntuali di questo arcipelago così vasto? Guarda, hai citato proprio tre casi che sono quelli che avrei citato anch'io, nel senso che Umberto Galimberti è un filosofo apparentemente molto cinico, ostico e anche un po' ostile. Abbiamo battagliato un po', Ho visto. io naturalmente con figurarsi, con grande rispetto, ma davanti a certe cose uno non le può non dire, cioè, è questione proprio di verità con se stessi, le dirò male, non sono brava come te, ma io una verità ce l'ho e quindi non posso nascondermela. È finita subito dopo che lui si è messo a piangere, adesso credo, insomma, che anche se non potrebbe smentirmi, ecco, si è molto commosso perché mi ha detto, non mi sono mai sentito così voluto bene. E questa cosa naturalmente ha commosso tanto anche me, perché poi ci siamo sentiti, insomma, era un uomo pieno di dolore e questa piccola battaglia in realtà era per andare al fondo di cose che lui cercava di allontanare per rabbia, ma che invece lo premevano tanto. Emanuele Severino era un uomo che è stato allontanato dall'Università Cattolica negli anni 60 per eresia e che non aveva mai più avuto nessun contatto con il mondo ufficiale della Chiesa. L'intervista che gli ho fatto è stata l'ultima intervista della sua vita. E lui, pur essendo fedelissimo alle sue posizioni, che io non capivo, nel senso che proprio non le capivo, perché è difficilissimo capirlo, insomma, non è neanche pensabile cercare di addentrarsi in mezz'ora in un pensiero così grande, però quello che ho capito è che lui mi ha detto è che era profondamente grato di poter parlare nella televisione dei cristiani, insomma, di sentirsi come riaccolto, come voluto bene, perché comunque un uomo che crede in Dio avrà delle divergenze teologiche, ma in Dio ci crede. Alcune suore, alcuni missionari sono le persone che mi hanno colpito di più, perché ti lasciano un po' senza parole, no? Davanti a una suora come questa Sister Serena, che è una suora di Madre Teresa di Calcutta, a cui chiedi, ma voi non, in certe realtà, in certi paesi, non avete timore per la vostra vita? È questa che ti dice, noi tutte le mattine preghiamo per la grazia del martirio. Vale quello che ho detto prima, o sono pazze, ed è possibile, però diciamo che io di pazzi ne ho incontrati molti e quindi propendo per considerarli dei santi. E questa è una cosa grandiosa, cioè quando il Papa parla dei santi della porta accanto, insomma, no? Anni fa leggevamo un libricino di Sir Martin Dale, no? Che parlava dei santi e li definiva come gli eroi del quotidiano, di tutti i giorni. Io credo che i missionari, alcuni missionari abbiano storie che dovrebbero essere paragonabili a quelle dei supereroi, che dovremmo raccontare ai nostri bambini come quelle dei grandi eroi della storia, perché sono avventurose, sono coraggiose, sono pazzesche. Credo che la Panini dovrebbe fare un album di figurine
come possono essere i calciatori, le figure dei santi, ma anche quelli di adesso, eh? Perché un ragazzo, se gli racconti bene, non può non rimanere incantato davanti a alcune storie di eroismo contemporaneo, quotidiano. Insomma, stiamo parlando di gente che sfida le bombe, che sfida le mine, che vive nella povertà più estrema, che combatte per la giustizia, per la libertà, con un coraggio pazzesco, che vive in prigione per decenni, penso alla Cina, per esempio. Mi fa piacere poter dire che i nostri fratelli cristiani oggi sono confessori della fede, come si usava dire una volta, come si prega nelle litanie, sono dei ragazzi a Hong Kong, cresciuti nelle nostre parrocchie, cresciuti a fare catechismo nelle nostre chiese, che sono in carcere, non perché sono dei sovversivi, ma perché sono cattolici. E questi sono i personaggi più belli che ho incontrato. In tutto questo numero enorme di persone che hai intervistato, tu, ed è l'ultima domanda che ti faccio, che idea ti sei fatta dell'umanità? Cioè dove sta andando l'uomo? È vero che in ogni uomo c'è sempre un fuoco che è possibile riaccendere. Che giudizio ne hai? Assolutamente sì, assolutamente sì. In un'epoca dominata dal relativismo, dalla dittatura dei diritti, per cui ogni desiderio diventa un diritto, in un'epoca dominata dal nichilismo, più sembra che non ci sia più né Dio né i valori importanti della vita, e più c'è la possibilità di scoprirne il bisogno. Questo tempo terribile di pandemia ha fatto molto da questo punto di vista. Ha risvegliato il perché? Perché a me o perché? Ha risvegliato queste domande, le ha rese così urgenti, per cui il godimento del qui ed ora, del carpe diem con cui ci siamo crogiolati per 20 anni, sempre di più, distaccandoci dalla tradizione, dalla fede, eccetera, non era più possibile viverlo, e quindi siamo stati obbligati a vivere in casa, soli, a pensare, a metterci di fronte al dolore. E io credo che questo sia stato, come tutte le crisi, una grande opportunità. Sta a noi coglierla, no? E non dimenticare tutto. Io ricordo sempre Giovanni Paolo II, quanto ha fatto e cosa ha fatto per la sua patria, per la Polonia, perché si liberasse con la forza del cuore e dell'umanità e della fede dall'oppressione comunista, e com'era deluso da vedere che 10 anni dopo aveva vinto il capitalismo. Dipende da noi. Dipende da noi, però dipende. Innanzitutto, il nostro compito è risvegliare le domande che tutti abbiamo, perché soltanto a partire da lì possiamo ricostruire la civiltà umana, cioè la civiltà cristiana. Grazie infinite, Monica. Queste ultime tue parole sono proprio la sintesi e l'interpretazione di quello che nel nostro piccolissimo, in questa nostra associazione di incontri esistenziali, cerchiamo di fare. È stata una chiacchierata molto, molto bella. Grazie davvero per il tuo tempo e per tutto quello che ci hai raccontato. Grazie a voi per la pazienza e per aver rimesso insieme i fili un po' sconclusionati della mia testa. Assolutamente no. Bene, al nostro pubblico diamo appuntamento alla prossima occasione di cui vi manderemo notizie e il solito invito. Grazie e arrivederci a tutti.